Nello specifico, aspetta, scendo. Scendo tutto? Sì, sì. Ok. Mi metto seduto così vi potete avvicinare sempre meglio, magari. Che problema ha la sedia? Vai, ah, balla un po'. Balla un po', ma non, però non vai a te. Sì, importante è che non si faccia. Nello specifico, spero che riusciate a vedere bene o male un po' tutti quanti. Qua per esempio non c'è l'effetto della barba incolta, cosa che c'è per esempio in questo, o questo qua che è molto più espressivo, che c'è un'espressione quasi riflessiva. Ok, per arrivare a questo effetto finale, come vi dicevo io, perché me l'hanno insegnato così, ripeto, ma non sono nessuno, cioè dipingo semplicemente come penso mi possa venire bene. Utilizzo circa 12, ciao, utilizzo circa 12-13 colori che adesso vi farò vedere. Ho risolto, detto sinceramente, il problemone, mi rendo conto che non è grandissimo, quindi insomma il figurino è piccolino, insomma. Ho risolto il problema del che un po' rompe le scatole quando fai principalmente il discorso dell'incarnato, il discorso della pupilla, dell'espressione, no? Perché comunque farla a pennello, onestamente parlando, o sei veramente bravo bravo bravo, oppure semplicemente cerchi un qualche cosa per aiutarti. Io nello specifico, adesso ve lo faccio vedere, ho trovato una sorta di tratto pen della Pelican, se non ricordo male, è uno 0000000,00001. L'ho comprato da un registro buffetti. Puntino dove voglio andare a fare la pupilla e basta. Fine. Anche che detto sinceramente, sì, a parte che guadagni in termini di tempo, perché è una palla infinita, cioè devo essere onesto. Li ho sempre fatti a pennello, però in questa occasione mi ho detto: aspetta, quante teste devo fare? 13. Aspetta. Organizziamoci un attimino. Sono andato a fare il mitraglietta. Camera di montaggio. E devo essere sincero, sono venuti molto, 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 molto bene. Che misura è? E adesso ve lo faccio vedere. Ah, c'è scritto sul tappo 0,01, una cosa del genere. Il più piccolo che ci sta, una cosa allucinante. Una punta di naco. Qua per esempio si vede... Attenzione, per esempio vi dico, questa testa è una testa Hornet, con tutto ciò che ne concerne, insomma, della bontà dello stampo Hornet, no? È chiaro. Questa è Dragon, invece. E devo essere sincero, con tutto che sono tutti e due piuttosto espressivi, tra i due, non fosse altro perché c'ha pure la bocca aperta, ma sicuramente quello di Dragon è ancora più espressivo. Questo perché, per sfatare, diciamo, un mito, ah no, perché se devi fare... un incarnato fatto bene devi per forza comprare le teste della Hornet. Non è vero, perché se c'è uno stampo sufficientemente fatto bene, che possa essere anche appunto della Dragon o un'altra marca, anche se è di plastica, non è detto che non venga bene, anzi tutt'altro. C'è un colore poi nello specifico che adesso appunto li prendo così ve ne parlo più nello specifico, che ho scoperto un po' di tempo fa, non tantissimo tempo fa, che mi ci trovo molto bene, scusami, e che mi ha aiutato tantissimo per dargli, diciamo, l'effetto un po' più del... Se volete, potete anche passarvi così che questo vedete. Sì, ce ne sono altri sotto. Buono. Sì, che finito. Sì, 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 assolutissimamente. Secondo me sì, secondo me sì. Quando dico comprati i colori, noi cos'è Dragon? Cos'è? Secondo me sì. Poi no, devo scusa, essere... Alpine, cos'è questo qua? Alpine o quello che sia, però è buono lo stampo. Poi comunque, come rapporto con i da prezzo, i Dragon sono ottimi dal suo punto di vista. Anche quelli commerciali, cioè. Allora, adesso mi recupero pian pianino i colori che utilizzo per l'incarnato. 1,72 per definire quali sono, secondo me. 1,72 non li faccio, quindi non mi pongo neanche il problema. Oh, te l'ho detto. Non lo so. Caputo, perché Caputo? No, perché non è vero, ci stanno certi certe scenette, certi diorami fatti con l'1,72 che
accidenti, tanta roba che dice Lorenzo sul 72. Lorenzo, porca vacca, veramente. Ok. Ma sta diventando bravino anche nei 54. No, sì, però sì, lui sta... lo fa indifferentemente sì, tutti, sì. Però sui carri piccoli riesce a dargli il giusto contrasto. Sì, sì. Io neanche li vedo per quello. Su, per esempio, hanno, okay, usano, beh, guardano dice, molto la scuola spagnola. Vediamo, osano. Qua. Osano. Sì, anche così piccolo, se non contrasticente. Ma anche grande. Vedi, ma anche grande. Quello solo con i capelli? Sui carri a scuola spagnola io ho delle riserve, perché comunque loro ho tutte queste modulazioni che fanno dei pannelli. Così. Ma poi il contatto faremo. Dipende quello che tu vuoi ottenere. Per me, quello conta è realismo. C'è anche il figurino stesso, no? Ah vabbè, non sì, pannellature così non ma infatti i modelli nostri questo, su sì, sempre comunque quello lo si vedevano benissimo che erano la barba italiani e... sì. Anche che molto spesso okay, sono, sono mode che loro incontrano, questo è un colore che venderti tecniche e materiali comprato... quindi... che poi sì, è passata la moda, allora Astresa, no, la modulazione va più bene perché come fino a ieri l'ho utilizzato veramente era l'unico, sembrava l'unico modo, no, fa... però lo utilizzo per fare tipo a volte appunto un po' l'effetto della barba, utilizzo moltissimo anche però per fare l'effetto della barba lo stesso Felgrau, perché comunque la barba in generale non è che, cioè sì, ok, la puoi fare sul nero, sul grigio, però se ti radi subito dopo che ti sei fatto la barba, dopo 3, 4, 5 ore, 6 ore, hai la pelle tipo olivastra in corrispondenza di dove c'è la barba. Che uno possa essere, diciamo, se sei biondo o sei di colori capelli rossi, così è difficile. Però se vai a prendere comunque una persona con i capelli castano chiaro o scuro, o il moro, quello che sia, in generale, se io mi faccio la barba, ho la pelle olivastra sotto, certo, è normale. Poi è chiaro, se ti metti davanti allo specchio, ti noti, dici, ah, aspetta, qua c'è un'ombra, ah, qua c'è una luce, no? È chiaro, perché sta cosa aiuta anche da questo punto di vista. Tutti spagnoli, sicuro. Ballet. Sì, io utilizzo solo colori acrilici, sono sincero, ecco, non uso il coloriatorio. Sono come i Valei, o come usciamo... No, io credo che, no, la differenza del pigmento ci sta. Allora, quello che utilizzo per gli occhi è questo. 005. Che... è più piccolo che c'è, effettivamente parlando, sì, è molto 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 piccolo. La punta, se non te la avvicini neanche la vedi più di tanto bene, però e con questo fai un puntino, fai io lo faccio col pennellino, scusa, sì, se fai col pennellino benissimo. Io l'ho fatto col pennellino della pellica, mi sembra, non mi ricordo, Stadler. Comprato a un registro in buffet, sì, se usava dei rapido scorso. Sì, 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 sì. Voi, assolutissimamente. Ma io c'avevo ragione, ma quella di io. Ma gli ho comprato su di me. Tu pure hai fatto i geometri? Tu pure? Tu pure. Qualche penna siamo di geometri, sì. No, vabbè, mi tiro fuori per comodità. Tutti e 7 anni io parlo anche un master. Il problema è ragioneria zero. Il problema è fare un bel modello, poi metti un figurino sopra e lo scolpi. Se non si capisce a fare tutti i problemi. Chi io? Io ancora non sono riuscito a trovare sta pasta. Dove? Quale? Parafix. Parafix ce l'ha. Io non trovo. No, al bagone. Cinesi a Piero. A Parafix basta che vai da Giuliano. Chiaramente, in generale. Chiaramente lo trovi. Sì, ci sta. Parafix. Io mi sono ammattito. Io Parafix. Da Troiani. Come no? Che gli devo mandare? Parafix. Guarda che lo trovi pure a Fabrico. Se tu vedi lo sta a cassa. Lo sta a cassa. Ma c'è sacco di rubi per andare nel magazzino? Sì. Un piccarullo. Sì. Tu se sapevi che tu vai a comprarlo. Sì, veramente oggi è stato. Me sono ammattito, guarda. Sì, a veramente lo voglio se lo trovi. Sì, però oggi mi hanno dato delle striscette. Se te lo do io quando vedo. Biadesivo. Dai a cosa. Sì. Un bacino. Allora, no, nella fattispecie lo faccio con il travaglio quello alla mano. Ok? Questo è un classico pezzettino d'attache tagliato. E ci metto al massimo semplicemente ma proprio una puntina di UTAC in modo che rimanga un attimino un po' più fermo, poi quando ho terminato la pittura no, ma neanche lo sfilo proprio che non si attacca tanto, vero? Cioè, appena mi garantisce comunque che
il pezzo sta fermo, riesco a dipingere bene, ma comunque allo stesso tempo di poterlo estrarre abbastanza facilmente nel momento nel quale ho terminato. Non è un pezzo di ferro? No, la tascia. Esatto. Poi azione di quello che hai bisogno. Io con la 62 scaldo l'ago. E poi si fa pure quando fai filo qua sotto di carri armati. Sì. Come faccio? Ma pure io qua devo ancora farlo. Ma avendo ci sta pasta? Che te capito un bar una stagione mamma di miracolo lo scalo no, fa il culo 2 all'1 e 72 non mi piace sono morto questo vai su YouTube preparati farà il boom ti dico tanto c'è tutto 1 72 scusa ma tu non è un regista dai Elson questa fa quindi poi stanno bip 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 sì magari tutto 1 72 così è bello così bello. Nelle puntate precedenti si è detto di tutto. Di tutto e di più, ma questo è bello, capito? Ecco perché sono seguito. Grande Cesare. La mescolatina ci sta sempre. Oggi la buttavano nell'arena Stefano lì. E infatti sono primo che va con no, da oggi in poi. Poi con me, io mi avevo innamorato. Ce l'hai lo scavolone e porti via tutto? Vabbè, puoi dirgli peggio, no, dai. E poi ma dove ce l'hai? Non guardano, lì è una vetrina. Quella è una vetrina dedicata, no? Ce non la guardano. La scelta di Valleglio è dura. Questa è la cosa dell'orologio. Sì, un vecchissimo Braille. La comodità, cioè il tipo di pigmento che ha. Il riciclaggio dal mio punto di vista è eccezionale. Che questi sono vinilici un po'? Sono acrilici a base vinilica. Sono quelli che ho utilizzato sin dall'inizio. Alcuni colori sono veramente datati. Vanno ancora bene. Non c'è un motivo particolare. No, sinceramente no. Una 72 migliore di quelli che mi avete dato. E questi vuoi anche a domani con l'aerografo? Come? Con l'aerografo li guardo, però questi. Oddio, non lo so, Andrea, si possono usare quelle robe che si bisogna fa? Diluirli la versione con l'aerografo. Perché mi sa che questo qua forse è un po' troppo pastoso, magari rimane. Rischi di otturarlo troppo su moto. Insomma, chi c'ha cioè, il vinile in generale l'aerografo che quelli questi qua normali tende a fare la cioè io li diluisco 8 9 euro. Adesso sto usando i DAF Color. Me lo scordavo questo. Hai visto? No, ma le pere sono andate giù in serie C, ma guarda, secondo me saranno 3 a 2. Uno deve prendere, uno deve prendere e usare e usare i colori esattamente. Che sia il colore, che sia la tecnica. Non c'è sta una legge divina, dai. No, perché devi usare questi risultato garantito. No, perché quell'altro. No, ti lo passo adesso. Nero, dove vuoi? A pennello praticamente ti fanno la goccetta sì. Di cazzà io la uso a c'è chi lo passa bomboletta io spray, con se e Tania quelli che puto prevalentemente vogliamo se riesco a correggere però pare se tempo ho capito che non trovi una tonalità ne serve una proprio particolare questi sono dei pennelli invece che ho trovato giù ad Andria in un negozio di belle arti che non costano niente veramente niente e devo essere sincero mi ci trovo molto bene sono sintetici però a parte il costo che è veramente irrisorio con acqua poi quando magari è giusto un po' d'acqua e sapone acqua tiepida piano piano e poi non si può tamponare a proposito due fogli di carta sono di martora quello come? Sono di martora questi allora i Winsor e Newton dovrebbero essere di martora utilizzo il condizionale doppio perché non lo so so soltanto che Windsor e Newton almeno da quello che mi dicono in generale ai negozi di belle arti non lavora più come prima perché da quando hanno delocalizzato e hanno portato la produzione un po' all'estero sono un po' più cioè tengono meno la punta sono un po' più tendono ad essere un po' più scadenti. Questi qui li vendono a Porta Romana. Sì. Io questi qui li ho comprati ad Andria invece. Che? Da Socia Erico. Sì, lì dietro li vedo. Ci ho pure io su questo. Ah, chiaro. Porta Romana da... Buona, da un blamino vendi. La Socia Erico, dai. C'è mica una salumeria. Gianluca. Non l'hai visto io. Ma un negozio di decorare lì, come si dice? Sì, ha detto. No, quello che dicevi tu. Con l'acqua la Lupi Rolli. Sì, i cosi. Morda, ma ripeto, niente di eccezionale, è una cosa molto normale.
So che sicuramente Stefano vi avrà convinto a venire qua. Venite, c'è Giovanni, mega modellista, mega cioè, io mi sono fatto 100 km. Io mi sono fatto 100 km. Ma proprio per niente, ma proprio per niente, capito? Capito? Io sono Mi sono fatto 100 km. Sì. Noi 89 da Roma. Sempre di più. Sono venuto per autovedermi, per autoammirarmi. Ma fammi vedere sta ragazza. Tu da si vista brutta. Ma tu ormai sei entrato, chi ti ha fatto entrare? Chi ti ha fatto entrare? Ormai sei... Comunque la municipale sarà a fare molte prima qua di fuori, eh? Sì. C'è parcheggiato male. Noi fortunatamente abbiamo parcheggiato qua proprio a 10 metri più avanti. Meno male. No. Faccio un po' fuori, non parlate di municipale, male cosa è che se appunto se va su YouTube insomma magari è la golf, senti, le figurine in scala più grande, no, sta parecchio con i dati, sì, per esempio l'ho portato proprio, commenti contro, l'ho portato l'anno scorso la vostra mostra, penso quello là, il tedesco, quello 90 mm dell'Alpine, no, se non sbaglio, e pure quello tutto acrilico, sì, il mezzo busto. No, è intero. Sta pure la mostra, lui l'ha portato. Qualcosa napoleonico? Lo vedi? Devi farlo. Sì, qua me l'avevo proprio dimenticato che c'è la linea di fusione che costa quanto una casa. Napoleonico che sta così che spara in mezzo a me. Non ricordo. 1,35. Ci sta vedendo di quelli casa piti. Ma che è Bob Marley che suona tutto fondo? Bob Marley. Adesso diventiamo un centro sociale. No. So much trouble, Bob Marley. Sì, ma non diventiamo un centro sociale. No. Non penso proprio. Sono un po' casino, sti cazzi. Lasciamo questo. No? Voi metallica. Parlate di politica, non si sa mai chi può vedere il guarda, sito. Guarda, YouTube ha scritto centro sociale, è diventato. Sì, gli faccio la fotografia e così vado a comprare questo. Ma questo. Va bene, cioè pure sarebbe messa sì, questa la NQ, quella buffetti, cartolerie, trovi dappertutto. Sì. Assolutissimamente sì. Queste qua, scusami, le trovi dappertutto. Sì? Pure in tasca. No, devo essere sincero, una bella svolta da sto punto di vista, perché... Una bella dritta c'è da... Ma allora che c'è? Voglio dire, se... Non fate danni. Se... Uno ha necessità di sbrigarsi, cioè non... Ok, fa l'appennello, d'accordo, però io nello specifico mi trovo meglio così. Trovo sta soluzione, mi ci trovo bene. Senti, ma te il primer non ce lo passi prima sui figurini? Ah, sì. Questo è già primer? Sì. Okay. Usa il colore. E che questo qui, giusto? Nero. Nero. Il nero classico. Nero opaco. Questa è il nero, il nero di fondo lo passa... Anche vabbè, insomma, Calvin Tan, ma non sarebbe... Mi serve un nero, è qualcuno. No, vabbè, non lo so. È uno che sa dipingere bravo, ma tanta roba. Ha dipinto un sacco di miniature. Calvin pure per Tan. Dipinto un sacco di miniature per Alpine, no? Le box art. Mm-hmm. Quindi questo è un primer comunque acrilico all'acqua. No, sono il colore, proprio il colore della Vallego. Che poi questo si stende tanto, secondo me, no? Dopo che l'hai passato. Io questo si asciuga nell'arco di pochi minuti. Se lo puoi asciugare prima, prendi il phon. Parte sia per il vinilio che si aderisce bene e si spande sulla superficie. Io generalmente il primer faccio prima una passata e poi una seconda passata. E poi inizio a dipingere. Comunque il nero sotto è fondamentale. Io mi ci trovo meglio perché almeno mi... diciamo che prepara il colore ad una certa profondità, principalmente in termini di ombre. Perché poi qual è il problema? Qual è il problema? Uno può anche lumeggiare, puoi fare tutto quello che te pare. Però se per lumeggiare arrivi a diciamo tra virgolette, a deformare il colore, nel senso, devi lumeggiare il verde. Ok, inizi, lumeggi, io che ne so, per lumeggiare il verde, penso come la maggior parte di tutti, aggiungo il, come si chiama, il flat flash, il rosa antico, no? Uno può pure fare col bianco, benissimo, se gli viene bene, ok. Però se per lumeggiare il felgrau devo fare una giacca Wehrmacht 1940,
verde prussiano, quello che era ancora nel 40, diciamo. Aggiungo talmente tanto, 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 tanto flat flash che a un certo punto arrivo che sto andando su una sorta di rosa sporco e ho deformato il colore, cioè ho creato un qualche cosa che in realtà non esiste, cioè devi rimanere nella gamma di quel colore, del verde, ok? Allora, almeno per come la penso io, la cosa migliore è cercare di lavorare il più possibile sulle ombre, sulle sporcature. Per esempio, secondo me, parere mio, chi riesce a dare un effetto pazzesco di vissuto, di logorato, di reale proprio a tutti gli effetti, è l'eroina. Secondo me come? Diego Ruina. Secondo me è spaziale, una roba allucinante. Mi ricordo tipo un mezzo busto di un carrista. Penso fosse un 90 mm o forse qualcosa di più o non di meno. Comunque, cioè, insomma, si vede il sudore. Sì. L'effetto del sudore sulla pelle sporca. Col fuligine, tipo, no. Una roba, cioè gli manca la parola quella cosa là, ma cioè secondo me quello è il top. Poi ripeto, non so nessuno, però secondo me nero, quello lo dai anche sulle uniformi quando io faccio sempre tutto sul nero, sempre tutto sul nero, e ripeto, per come dipingo io mi trovo molto bene a dargli il fondo nero. Poi c'è anche chi dà il fondo bianco magari sulle parti di incarnato perché così riesco ad applicare più facilmente il colore. È chiaro che se devi fare una sciarpa bianca, non dico bianca, color canapa, certo, partire dal nero è più complicato, no? Mm. È chiaro che dovrai passargli più volte il colore perché comunque lavori sempre in trasparenza. E anche il volto, diciamo, il volto non ti fa un rosa. Assolutissimamente, però si tratta semplicemente di aggiungere qualche passata in più, certo, per quanto concerne relativamente al colore di base. Però poi alla fine il gioco viene. Allora, a questo punto, nel frattempo che si termina di asciugare per benino, io la base che faccio è composta da beige red, vi dico i nomi di Vallego, ok? Il beige red, il viola, il rosso carmigno, il marrone, flat brown, il felgrau e il brown sand. E devo essere sincero, per me il brown sand è stata una gran bella scoperta, sinceramente non lo conoscevo, l'ho scoperto così per caso, perché poi è quel colore che negli incarnati che avete visto qua gli dà quell'effetto di reale. Se tu lavori soltanto solo col beige red, solo col flat flash, solo comunque con quella gamma di colori rosa tenui, ti viene fuori sì magari anche un bel incarnato, però più che un soldato sembra magari un ragazzino di 6 anni, okay, con una pelle molto delicata. Perdonami, questi sono i colori che usi tu? Sì. Magari per iniziare una base di colori di incarnato. Per iniziare andando senza doversi impiccare, senza doversi impiccare più di tanto, secondo me il beige red è ottimo, perché è un rosa piuttosto carico dal quale tu puoi partire sia per fare le ombre sia per fare le luci. Diciamo la base, è d'accordo. Perché chiaramente il figurino è proprio semplice, un po' più senza più poi dover aggiungere, che ne so, il brown sand, il felgrau e anche diciamo il viola, puoi andare a scurire utilizzando magari il rosso carmigno e il marrone, ok? Dopodiché, ripartendo da questa base, dove fondamentalmente hai sempre, che ne so, beige red al 50-60% e il restante percentuale divisa 50-50 tra i due. Se lo vuoi fare un po' più sporco, magari utilizzi un po' più il marrone, se lo vuoi fare un po' più come appallonato, vai un po' più sul rosso, diciamo, ok? Gli vai ad aggiungere semplicemente il flat flash, senza doversi, secondo me, impiccare e comprare 27 miliardi di colori. Mettili qua, scusa. Ci vai. Io non so, molti mi controllano tutto dentro casa, fortunatamente. Infatti io ho questo te lo metto staccato così che si vede. Qua è il negozio. Diciamo. No, un altro negozio. Ecco. Lo utilizzo dopo per iniziare le luci. All'inizio però neanche lo tocco. Infatti la base che faccio vi faccio vedere. Quello 804, giusto?
Il Fat Flash, no, il Beige Red è l'804, sì signore. Che è la municipale, è Carla. Dopo lo mando al gruppo. A te no. A me no? Tu che cazzo? Allora, poi, nello specifico, quando preparo il colore di base, metto sempre il beige red da una parte e i colori dai quali vado a pescare per aggiungerli al beige red dall'altra. Allora, fregato messo, brown sand. Questo vedo si è arrivato dopo 100 sperimentazioni. Dopo un po' di tempo, pazienza, insomma... Anche gli stessi tutorial su internet aiutano comunque. Wow, si è aperto, aspetta. Questo purtroppo può capitare. L'importante è accorgersene, se no uno fa... No, principalmente se te lo tiri addosso ride la tintoria. Allora, pennellaccio per mescolare il colore. Fondamentalmente quello che vi viene nel primo step, definiamolo così, è una sorta di beige red più carico. Tu stai dando il fondo praticamente. Esattamente. La prima tinta. Bravissimo, esattamente. E poi man mano puoi dare le luci. Adesso da qui io parto per andare a fare le ombre. Le ombre. E poi vado e poi le sulle luci. Luci, esattamente. Ora, dato che ancora siamo sul fondo, posso andare ancora con un pennello, diciamo, grossolano. Adesso vedrete che se passo si vede ancora in trasparenza, logicamente, lo scuro e il nero, no? È chiaro, all'inizio è normalissimo. C'è anche chi, io per esempio, che ne so, parto e inizio a fare subito il colore di base dell'incarnato. C'è chi fa magari prima le pupille, poi la parte sotto, sì, gli infatti, occhi. I zigomi. Esattamente, secondo me sono sempre tecniche. Come uno si trova più comodo, non, ripeto, non, c'è una scienza, non è una scienza esatta, è semplicemente come uno si trova più comodo. Poi secondo me è sempre bene cercare di, come dico io, rubare con gli occhi, principalmente nel caso specifico, perché più che con le orecchie, rubare con gli occhi comunque magari le tecniche, chi da una parte, chi dall'altra, e poi cercare di mescolare con la propria manualità, la propria capacità di dipingere. Perché se uno pretende, ah ok, visto che Diego Ruina nel tutorial faceva così, adesso lo faccio anch'io, a un certo punto puoi anche tentare, ma se vedi che non ti viene, perdi tempo, no? Forse è più consigliabile cercare di apprendere quella tecnica e mescolarla alle proprie conoscenze in materia di modellismo. Quante mani dai di fondo, diciamo? Ma fino a che fondamentalmente non mi convince che il colore nero di sotto di base se ne è fondamentalmente, diciamo, andato. Poi dipende pure da come voglio fare il figurino, cioè se voglio fare che il figurino è particolarmente sporco, c'ha una faccia stanca o quello che sia, insomma, potresti anche lasciarlo e vado a lavorare direttamente in quel modo. Ok, un po' di nero sotto che si vede. Bravo, sì. Ma il nero è fondamentale. È fondamentale. Qua è rimasta una linea di fusione, ma non ci interessa perché tanto questa rimane direttamente sotto e anche uscirà fuori. Se
Senti, ma te lavori sulle teste separate dal corpo prima? Sì, perché è più mi trovo più comodo, riesco a maneggiarlo meglio. E poi quando attacchi, cioè se devi ritoccare... No, mai avuto il bisogno, perché ogni volta stacco facendo attenzione a non toccare logicamente l'incarnato. Se si toglie qualcosa di colore, ma è difficile, perché ripeto, magari più delle volte passo già anche il trasparente opaco sopra. No. Quindi poi lo vado ad attaccare, che fondamentalmente è proprio terminato. Se c'è qualcosa che sai, magari lo vai ad attaccare in aggiunzione che non aderisce bene, si fa pure una modifica. Classico, che ti posso dire, Vinavil, sì. Lo lasci asciugare, poi viene trasparente e riprendi il colore in un attimo. Ah, il Vinavil lo usi come stucco, diciamo, come piccolo. Quando, tipo, io per esempio, che ne so, il figurino... dipende da come è posizionato, come sono posizionate le braccia, però se un figurino ha le braccia così vicine o la mano qua sopra, non l'attacco il braccio, attacco dopo, attacco alla fine, prima vedo come potrebbe aderire effettivamente dopo, poi se quando vado ad attaccare c'è un qualche pezzo che non viene bene, gli metto semplicemente un po' di vino, gli accompagno col pennello e poi mi prendo il colore. Mi trovo molto bene perché secca bene, tira bene, poi lo metti là rimane fondamentalmente, a meno che tu vai con la pala, ma è un altro paio di maniche, ecco, un altro sport, lo lasci asciugare per più di qualche ora e poi gli ripassi. Quindi, il colore. Dovrebbe usare anche questo trucco. Dipende da quello che ti serve, ripeto, un conto, sai, quando attacchi il braccio alla spalla magari rimane il pezzo un po' qua, aderisce di più avanti o dietro, o fa semplicemente quindi da una parte o dall'altra, quindi scegli dove vuoi farlo aderire meno, in quel punto poi ci vai a mettere il Vinavil. Okay. Però parliamo di cose piccole, ecco. Sì, certo. Non puoi fare una modifica con il Vinavil. No, vedi, con la succatura, diciamo, di una fessura. Sì, assolutissimamente, secondo me sì. Lo puoi anche diluire leggermente magari. Per esempio qua, ecco, su questo figurino mi si era staccandolo dalla spura di resina, che poi si chiama spure? Sprue. Mi si era semplicemente rotto una parte qua dietro dell'elmetto e ho utilizzato un prodotto che ho comprato tempo fa, sempre della Valleco, che è una sorta di plastica liquida che la metti, si indurisce e quindi ripara la parte rotta. Poi modellabile, ovviamente. Sì, sì, è liquida, quindi finché è liquida la modelli facilmente, ci mette qualche ora ad asciugarsi. Quindi ma dove si tira, uno lo può anche modificare, diciamo, lavorare. Sì, anche se io lo utilizzo sempre per cose veramente piccole, ecco, certo. Quindi non è che c'ho bisogno poi di rimetterci mano. Allora, qua nello specifico, lo faccio vedere così intanto, inizio da qua. Questo è il colore di base, diciamo, ok? Maestro. Ma guardato mentre, quindi diciamo una percentuale di tutti i colori per quanto non ce n'è qua la base come la sto facendo adesso, sì, intendi? Sì. Diciamo che non segue una regola esatta, cioè ad occhio a un certo punto vedo come no, lo voglio fare un po' più sporco, no, lo voglio fare un po' più sul rosso, aggiungo il colore così ad occhio. Okay, diciamo è come se uno si mettesse in cucina a cucinare ma non segue il libro delle ricette, sai come si fa con la torta, quel piatto, quelle cose là, e vai ad occhio. Vabbè, insomma alla fine la pratica è tutto come nell'informatica, devi smanettare, punto, c'è poco da fare. Modellismo è così, sì, assolutissimamente. Poi giustamente prima l'espressione che mi ha colpito è che ognuno di noi ha un suo approccio, una sua tecnica. Quindi secondo me uno deve cercare, cioè che ne so, io gioco a tennis, ok? Certo. Per me Federer è il numero uno, punto e basta, non si discute. Ok, sono tanti bravi, sono tanti altri bravi, pure Nadal, Djokovic, tutto che te pare. Oddio, Djokovic ce lo era, che ormai è bruciato. Però se mi metto in testa di giocare come Federer, posso faccio il rovescio una mano, ok? Posso cercare di ispirarmi a lui, ma
non puoi pensare di poter giocare come Federer. Lui è Federer, punto e basta. Devi cercare di mescolare quello che sai, sei capace di fare, con quello che vedi. Ma è bello che anche Federer, secondo me, ha fatto questo ragionamento. Lui, vedendo altri, no, altri tennisti, ha detto: mi piace questo come gioca, ma poi gioca come dice lui adesso. No? Là c'è pure nato, secondo me, quella è proprio la madre natura che l'ha dotato. Sì, però si sarà ispirato anche lui a qualcuno. A me è possibile. È sempre così, anche per gli artisti è, di solito è così. Allora, nello specifico, no, fammi prendere l'altro, perché questo qua è proprio ancora in tonso e non ne ho bisogno. Vediamo dove ho messo. Sì. Donc. Adesso vado a passare il primo step di ombre. E vado a passare il colore di base scurito, ok? Spero riusciate a vederlo tutti, più o meno. Vado intanto all'interno qua del naso, no? Sì. Ci sono dei miracoli. Non bisogna essere per forza, no, troppo vicino. Sono ombre. Le ombre poi vengono coperte, bene o male. Faccio la stessa cosa anche di qua. Ma tu vai tutto a occhio nudo senza la lente? Ringraziando Dio ancora sì. È giovanissimo. 11 decimi. È giovanissimo, 36 anni. La lente in carino non la uso. Io ormai no, mi trovo anzi molto male. Io la faccio senza. Ci ho provato una volta, ma roba di 30 secondi l'ho tolta subito. Tutti fighi qua, capito? Poi. No. Ma a casa. Lo chiarotti lì. Poi vabbè, passo il colore più scuro sotto la palpebra. Ma le ombre, il colore base è più? Colore di base ho aggiunto quindi del rosso carmigno, del marrone, del felgrau, del viola, del brown sand. Cioè il colore proprio di partenza scurito del 25%, diciamo così. 25-30%. Quindi qui e qui. Sì, e anche qua, calzetto al labbro, qua. Qua, okay. Poi se riesci pure direttamente all'interno dell'occhio, perché così poi, tanto adesso più avanti andiamo a definire meglio dove c'è, che ne so, il soggolo, sì, tutto intorno. Capito? Qua. Non so, pensa quello che ho fatto io, se lo chiudi un attimo. No, ma per quanto concerne le ombre, cioè, sono sincero, non lesinatele, nel senso, non, oddio, ne ho fatte troppe. Si fa sempre in tempo a ripassare il colore, a coprirle con le luci. Non c'è veramente nessuno. Pure qua, sì. No? Spaccatura. Qua appunto il, diciamo, le, sì, basta vedere il volto di una persona e ti rendi conto quali sono i punti. Diciamo che poi tendo pure a passarglielo qua direttamente sotto la guancia. Qua sotto? Sì, tutto. Però qua no. No, qua no, perché qua c'è la luce. Qua c'è la luce. Senti, ma questa cosa delle ombre, in base alla posizione del figurino, magari c'è uno che c'ha la testa abbassata. Questo per esempio sta, che guarda, mi pare, verso destra e sta leggermente alzato. Quindi c'ha una bella luce zenitale, anche se ha l'elmetto, no? È chiaro. Comunque, ecco, di regola, in base a dove lo posizioni. È chiaro che se sta così, abbassato verso terra, è difficile. Cioè, sì, le luci gliele fai perché devi farlo... devi dargli movimento, no? Però non più di tanto, non sarà mai lumineso come quello che guarda il cielo. Oddio, dove sta l'aereo? Quello è chiaro. Poi attenzione, io nella maggior parte dei casi lavoro sempre con il concetto della cosiddetta luce zenitale. Okay. Però, no, faccio la scenetta che stanno parlando due vicino a un braciere, allora fai l'effetto della luce. Che arriva direttamente dal braciere, no? È chiaro. Faccio anche una sorta di ombra che parte da qua, diciamo, no? Una sorta di V che va direttamente da qua, sotto la parte qua intorno alla narice, oltre a questa che fa sto giro qua sotto proprio. Qua è ombra, qua è luce. Poi prendete anche lo stesso figurino, lo mettete direttamente sotto la luce. E vedete dove cade la luce, dove cade l'ombra, dove... Quindi vedo l'ombra. La metti dritta sopra, quindi. Se fai la luce zenitale, sì, è chiaro. Il conto è che lo metti così. Sì, sì, certo. Lo metti così. Lo metti così. Però è un buon parametro questo di mettere la luce sopra e vedere. Secondo me sì, secondo me sì, assolutissimamente.
Ma ripeto, sono concetti semplici. No, ma ci sono modellisti che comunque usano anche la luce zenitale. Nelle altre cose, nelle altre categorie non lo so perché non le faccio, quindi. Non mazzare. Qua c'è, se tu vedi c'è il Divin, chiede dal Divin per i carri su una pista, comunque la parte sotto è sempre più scura rispetto alla parte superiore. Bello. C'è qualcuno che fa queste cose. Qualcuno. Hai detto un bello come in modo un po' sarcastico. Io c'è la registrazione, sennò faccio un paragone che non si può fare. Lo so, manco io posso dire tante parolacce. È un po' più. Viene in altro. Stacco, eh? No. Stacchi un attimo. Se uno, se uno ha bisogno di dire una qualche cosa, dice Stefano, stai, metti un attimo in pausa. Mannaggia. Ti faccio anche un po' di ombra, che devo essere sincero, non è che gliela passo proprio precisissima. Qua sotto, sotto e anche qua, ai lati della bocca, perché poi gli verrà un'altra luce. Generalmente quando fai le iperluci, cioè quella luce veramente forte forte forte, in corrispondenza di una luce, almeno come la vedo io, in corrispondenza di una luce molto forte c'è altrettanto un'ombra molto forte. Ovviamente terrai tanti passati fino a quando non riesci a raggiungere il risultato che richiedi. Bravissimo, esattamente. Questo è un altro concetto di fondamentale importanza, nel senso devi aspettare quindi che si asciuga un po' dopo, prima di si asciuga molto facilmente e molto velocemente l'acrilico. Per l'ombra diciamo usi anche la parte che hai dato del nero come base, non la vai a colorare, diciamo, se c'è qualche parte di nero che voglio lasciare in trasparenza sotto, sì, assolutissimamente, cioè non vai a coprire quello. Bravissimo. Certo, chiaro. L'unico pensando sul Monotone era quello della fantascientifica 2000, sì. Quello l'ha messo anche su stilato, beh, quello è un po' più lontano, pensavo di lottasse con il Monotone, la qualità del soggetto del Monotone, il film sta su quel carro. Vedo che il contrasto comunque è abbastanza basso, giusto? Non adesso sì, vedrai tra due step che è diverso, però perché ci sono altri due step, ci sono altri due step di ombra nel frattempo, io ne faccio sempre tre. Quindi non è che vai a diminuire ma vai a aumentare. Non ci sta niente, sono spettacolo, non stanno nessuno qui. Io ci sto aggiungendo una. Logicamente anche qua all'interno. Tra la parte qua che c'è, no? E poi tutte queste cose ti servono per quando vai a dare le luci, cioè il contrasto, ti dai il movimento, ti dai la profondità. Secondo me fai molto più movimento lavorando con tre step di ombre, pure quattro, e due solo di luci, piuttosto che fare uno step di ombre e poi tutte luci. Sì, che hai fatto? Una palla bianca. Vai, incomincio da qua. Quindi questo è il primo step. Certo, perché ti rimane più definizione. Secondo me, secondo me sì. Volto, no? Per varie... quando poi vado dal secondo step di luci, cioè da questo che andrò a dare, inizio ad accentuare un po' di più il viola e il rosso. Là praticamente mi sono dato le linee guida su dove andare a lavorare con le ombre. Al momento sì, ancora sì. Stai accentuando le ombre. Uno mi ha fatto. Vai. No, vai, dimmi tu, vai. Stai accentuando. Adesso sto aumentando le ombre, esattamente. Mamma mia, aspetta. Quello che ti dicevo, già col lavaggio. Ci vuole pazienza, Nico. C'è una lente così. Sì, beh, chiaro. Più la scala è grande, più di andare a sfumare. Certo, chiarissimo. No, è la vista, però. E ti devi mettere a fuoco. Un piccolo si vorrebbe fare anche là, volendo sì. Tutto si fa. Ma quanto è importante conoscere i colori, come chiarire, come poi da un rosa, come scurire, è fondamentale. Sì. Poi il lavaggio, la scala cromatica, la definizione in via vaga del volto, poi a seconda anche della qualità del modellino, soprattutto lì. Quello fa tanto, insomma, è chiaro. Questo adesso è il colore di base ancora più scuro.
Però, per dire, ah, per informazione, questa è una delle due teste di due falsi bianchi che andranno alla mostra appunto dell'amico Vito Mascolo accorato. Questo adesso è il colore più scuro, questo è il colore pronto per il secondo step. E già adesso si vede la differenza. È più scuro, cioè è come se fosse diventata una sorta di color mattone. È diventato una sorta di mattone, esattamente. Ah, ecco, la cosa che si voleva fare è fare un buffo del colore originale per vedere. Sì, meno male. Sì, a parte che comunque questo qua è il colore di base, l'originale. Ma quella elettrostatica. Questo è invece il primo step. Comunque il secondo lo faccio un po'. Sì. Dopo fatto il nero, fatto il rosa, guarda, se c'è una buona qualità del volto, diciamo, sempre parlando della qualità del figurino, e cioè, tu lì, dopo il lavaggio vorresti passare lo step per naturale, la parte del naso, la parte dei zigomi. Sì, è chiaro che sono 1,72 fondamentalmente, sei molto... Io mi ricordo che tipo ho dipinto qualche miniatura, sai, di quelle piccole della Games Workshop, l'incarnato erano ma 4 pennellate in numero, insomma, cioè, capito, cioè, con il tempo che ci ho impiegato per fare sta roba qua avevo fatto due teste, ecco, due tre colpi veramente. Questo tecnicamente, questo scurito, ora sono le seconde ombre, giusto? Adesso questo qua è il secondo step di ombre. Quindi seconde ombre. Perdonami, la passata di pittura la dai dove sei passato prima o a fianco? No, vado a farlo direttamente sui punti nei quali sono passato prima, con l'unica differenza che però vado a stringere il passaggio. Mi spiego. Per dare... La profondità che gli ho dato qua, nella sua interezza, io lo darò al primo step. Okay. Adesso, dove dovrò andare ad accentuare maggiormente l'ombra? È qua. Quindi vado a salire, diciamo, tra virgolette. Se gli ho dato già il primo step qua un po' di rosso per colorarlo, poi magari gli farò la barba incolta, quello che è. Adesso andrò a passare a farlo più stretto, non tutto, ma direttamente proprio a fare una V, immediatamente sotto. Il terzo step sarà ancora un po' più stretto, ma in realtà utilizzo sempre le stesse scie, le stesse tracce, okay, dove sono passato prima. Che tu creerai poi questa situazione di colori. Esattamente. Di sfumature. È come una sorta di gradazione, una piramide, il concetto della piramide. Tu parti dal basso che è più largo. E poi vai a stringere. Diciamo che le ombre è un cono rovesciato. Okay. Un cono a più punta scure, rovesciata. Più sono strette. Esattamente. Lo stesso concetto delle luci. Cioè, la luce che fai qua, primo, secondo, terzo, quarto, quinto. Puoi arrivare pure al 27esimo, alla fine è una punta qua, sì. Pum, fine. Quindi diciamo che il pennello non è importante se andando piccolo, ma che regga bene. No, qua nello specifico sto utilizzando uno zero. Che regga la punta è il problema. Ma paradossalmente non crediate che... utilizzo il pennello 127 zeri a una punta. Sì, ok, d'accordo, mo dipingi con una punta, con un pelo. Voglio vedere però se ci riesci. Cioè, uno si fa venire il morbo di Parkinson veramente per dipingere. Quindi bene la punta, questo si vede bene. Sì, vabbè, questo no, è un Winsor & Newton, è pure di recente acquisto, diciamo. Qua vado a cercare un po' più la profondità, quindi vado direttamente qua dietro alle due narici, no? Per la manutenzione dei pennelli che tecnica utilizzi? Ma generalmente dicevo proprio a me acqua. No, il nome? Nicola Acqua. E il acqua magari tiepida con un po' di sapone, in maniera molto tranquilla. Uno chantecler, insomma. Oddio, uno chantecler è uno sgrassatore, non so se... Visto che sono acrilici, alla fine con l'acqua li pulisci bene. Non so se magari è un po' troppo aggressivo per le setole. Essendo di base vinilica, non vorrei che aderissero alle setole la parte vinilica. L'alcol in genere è sufficiente. L'alcol è questo. Classico alcol. Porta tutto, via. Tutto sta comunque ogni volta che fai la passata, prendi, pulisci il benino già comunque. Diciamo che questa potrebbe essere una buona soluzione. Sì, l'alcol non è, è molto aggressivo, però scioglie residui che eventualmente l'acqua non è riuscita a togliere. Esatto, era questo il passaggio, sì. Per usare la White Spirit, la stessa cosa, anzi un pochettino più aggressivo e pulisce meglio. C'è chi usa il Bedrill, sopra la fine. Sì. Perché a base dell'ammoniaca. Praticamente si venne a scoprire che per pulire i pennelli bisogna chiamare una ditta di pulizie. La Pulente. La Rapida. La stessa del dottore.
sfidati, eh? Sì. Ma sfidati, sono di società. Hai detto tu? No, no, ho fatto io la battuta. Stefano, si è... sì, sì, al momento sto sempre con quelli. Sì, sì. Da scurire un altro po'. Ti hai ristretto un attimo? Sì, stavo fumando sigaretta. Esatto, lo vivo io. Da scurire un altro po'. Sì, no, guarda, quello là ti salva la vita. Boh, compriamo subito. Appunto, ecco, faccio spesa, eh? È chiuso lunedì mattina. Ti mettevo i corna, ti sabotto. No, chiuso veramente, il buffetto è chiuso, di sabato. Trugliani è chiuso? È pure Trugliani, è veramente è chiuso. Chi sono? Faccio aprire. Vabbè, ti cala voi, che come posso... Mi serve quella retro, gli dico, l'asciugatura è veramente lenta del colore, eh? L'asciugatura del colore è lenta, molto lenta. Di questi qua da critici? No, no, il piatto. Sì, sì, dipende dal clima, cioè c'è 35 gradi all'ombra, secca molto prima, infatti l'ideale è tipo dipingere a 18-20 gradi, stai bene te, sta bene il colore. Io non ho capito dal video se andava bene a tua, ma di a quell'altra. Cioè, come il tratto netto. Se era corretto il tuo o no? No, il suo va bene, il tuo va bene. Cioè, il Patafix era corretto con quel tipo di metodo. Secondo me è più bello col Patafix, perché il Patafix sembra che... Come è più bello? Sembra che è sfumato. Però c'è il discorso dell'effetto scala, no? Sì, ma non sempre tutte le mie sono sfumate. Queste qua inglesi non sono sfumate. Poi, quindi era meglio quella col nastro? No, quello si è tutto bene. No, vabbè, io parlo male. Di fronte a Marco De Sante, ma no, ti spiego. C'è qualche errore. Io vado a passargli anche l'ombra sotto, qua sotto al naso. Dopo vi spiego. E anche la parte qua della punta, perché. Tipo sugli 1,72 per farmi fuori il naso, pum, un punto qua, un punto qua, è fatto. Nel caso specifico, più è grande il figurino e più devi essere preciso, quindi nella fattispecie la punta del naso non è proprio illuminata, non è proprio la punta, cioè proprio qua dove io ho il neo di Topolino, è qua sopra, poco sopra, quindi se giustamente gli fai dell'ombra un po' qua e lo lasci in ombra e la luce gliela fai qua sopra, il concetto è giusto, è così. Se invece lo fai in ombra qua e la luce pim è sparata qua, non sulla punta ma su, sopra la punta poi ti puoi fare il setto nasale che lo fai col naso più aquilino sotto la punta. Io c'ho un naso sotto la punta, la capra campa. Qua nel caso specifico vado a passare direttamente il colore all'interno dell'occhio, tanto poi ce ne vanno a passare il bianco. Ah, non lo so, onestamente questo non solo lo so. Neri o blu? Per fare il bianco degli occhi, blu, se io farò gli occhi azzurri. No, il bianco degli occhi. Mica male. Non mi sembra che li facciano. Ci vuole un altro pennarello, no? No, quindi facciamo spendere 50 euro di pennarello. Devo qua. Fu così che Buffetti praticamente aprì la linea Buffetti Model. E ok. E questo è il secondo step. E già adesso si inizia a vedere la differenza tra ciò che è in ombra e ciò che è in luce. Luce è inteso come colore di base. O magari facciamo ancora il terzo step e poi prendiamo una pausa di 5 minuti. Sì, sì, va benissimo. Ok. Sì, no, 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 non stiamo a tema. Adesso lo scurisce ancora di più. Sì. Sempre con rosso e viola. Diciamo che adesso vado più pesante, cioè in maniera un po' più rozza. Cioè vado proprio a scurirlo di più. Va bronzato. Quelle parti le vado a scurire di più tanto, sì. Allora si fa
Cioè i kit già pronti simulano questo lavoro. Certi come? Militari inglesi col cannone e qua della... Ma sì, sì, penso di una... sì, non lo ma so. Non posso fare un ruscio, so via, che l'Andrea li fa, no? Ma dove scemo? Te lo ricordi? Altre aziende, non li ho mai comprati, ho sempre preferito comprare i colori in maniera... Sono bianchi ora? Penso di sì. Gli inglesi sono bianchi. Sale e scende, sei colori. Prima base, seconda base, prima ombra, seconda ombra, prima luce, seconda luce. Ma i kit qua li fanno un po' tutti? Sì. Qua già si vede, ecco, la differenza tra ciò che era il colore di base e questo è già il terzo step. 1, 2, 3, base, 1, 2, 3, 1, base, 1, 2 e 3. Non è che non ho capito. Infatti, fai intermedi e mischi tra di loro. Come? No, questi proprio, puoi anche mischiare tra di loro per avere le cose intermedie. Sì, sì. Diciamo, semplifica per chi è buono pratico con le scale di colore. Questo è il terzo step. Vede l'ultimo? Un bel mattone bello carico. È l'ultimo questo? Secondo? Quello che c'ho adesso. Quello che stanno vedendo loro adesso è la passata del secondo step di ombre. Questo invece è il colore pronto per il terzo, pronto per il terzo step. Bastano tre step di ombre? Sì, dici. Sono muovito pure io. Per quello che faccio io, secondo me, sì. Poi sicuramente se vede, è possibile che c'è più di qualcuno dipende che le fa ancora di più. Dipende dalla scala. Voi avete visto già? Sì, sì, ho visto qui con... Dipende anche dalla scala che fai. Assolutissimamente. Ma secondo me è proprio ad occhio, cioè... ok, adesso ho parlato di tre step, però è possibile che... Da parte se sei destro, mancino o sinistra, poi... Assolutissimamente sì. Prima a sinistra, no, io sono a destra, normale, però ci fai dalla parte che ci dà di fronte, fai da questa parte va bene, ma quando devi andare a fare dall'altra parte. Infatti fai prima, ma fai prima a sinistra e poi fai a destra. Al momento sei a zero. Non so, cioè, veramente no, è strano, no, io faccio prima, cioè, capito, non c'è, fai quello esterno, no, però diciamo me dentro poi gira la capoccia. Allora ho preso semplicemente del blu, sta acceso perché la parte bianca dell'occhio ho usato come mi è stato insegnato. No, quello non è proprio ultra bianco. La spugna, nel senso che si mette sopra la spugna e poi la spugna e poi... No, non lo, che poi quella verde un po' che c'è una trama. Che se effettivamente sì. Che aiuto la spugnetta classica normale. No. Poi magari uno c'ha pure allergia e c'ha gli occhi rossi. Tutto può essere. E questo qua sì, è un bambino. Oppure ha fumato. Figurino allegro. Piano piano mentre lo facevo si è chiuso. Che canta in genere. Che invece fa un figurino briero. Allora. Sposta a dire. Chi scende? Se è possibile, dentro la settimana, no, sabato, domenica. La vita non usiamo pure gli ardi, era meglio. Di me andava pure a 5. E allora? Chi andava a mangiare fino a 5? O no? Ma Maria Rizzatia, ma viene a 5. Quello puoi partire da 5. Ma non è un fantasma qua. Praticamente. Qui è buono, chi è? Lo zombie. Aspetta. Mi pago poi con la matita ci passi sopra. Ancora aperto, ancora con la matita HP proprio. Dai, cioè, vado a riprendere giusto un po' di qua. E quindi la vai a, diciamo, a mitigare un pochino così, no? Sì, assolutissimamente sì. Ma mo ti dirò adesso che io ho fatto la parte bianca dell'occhio. Per dargli maggiore profondità, gli vado a passare il marrone puro intorno, solo sopra. Ok, sulla parte di sopra. La parte di sopra. Volendo uno può anche passare il nero, Diciamo questo marrone non è manco troppo scuro, quindi. Addirittura il nero? No, ci ho aggiunto proprio. No, anzi, ho preso lo scale con la infra scuro. Come se gli andassi a passare, diciamo, la sai, le donne quando si truccano la matita dell'occhio. Quindi nero e marrone si parlano bene. Per sta cosa, sì. Anche per le per le giubbe nere, le sì, secondo me sì.
anche perché secondo me quei cosi erano le belle e poi sopra erano la nero, quindi se si scolorivano scolorivano marrone, erano tinti. Perché gli danno la seconda passata di luce, non gli argentano. E quindi sempre quel volto gli fai una cosa. Deve essere una cosa leggera. Questo logicamente. E per iniziare. E la mani ferme. Per fare la step ancora più grande. Quello è fondamentale. È fondamentale, Vabbè. Se te trema la mani. No, non è che trema la mani, però. C'è sta un punto. È una cosa. Fondo della macchina, c'è un fondo di terra. Allora, una prendi il bianco. Stessa storia. Il bianco è coppia di ok, sempre più strette. Però la sette dove doveva essere passata la prima. C'è un lavoro nel bianco. Quindi la prima play, la prima ombra la fai più diffusa e poi sempre a stringere. Il bordo per il bianco. Senza grande. Ma come si può fare? Cioè, noi tutti. Vabbè, la mano non si può. Che è sta puzza? Sta bruciando qualcosa? Sì, c'è qualche drogato che se non esce fuori. No, sembra mantoste. Sta bruciando qualcosa. Ho detto il cacchio sta bruciando. Dice che sta sigaretta, no? Non lo so. Dai. Dice che sta sigaretta. Ok. Poi abbiamo già fatto il discorso del luce, la stringe tanto, aspetta che voglio andarlo ad allungare pure di là sul lato, ma un po' chiara questa pupilla, più facile vado a picchiettare, vedi che sto dando dei colpettini, non sto dando la pennellata. Hai cambiato pennello però? No, no, sempre lo zero. Io ho chiesto anch'io, lo zero. Al momento sempre lo zero, mi ci sto trovando bene, anzi, devo essere sincero. Anche se non è il massimo della vita questa testa come scolpita, ma c'è poca profondità, c'è di meglio, però non è accio. Il fondo che è rosso, rosa, bianco, nero. Quindi l'espressione è fondamentale, no, cioè la pupilla bianco, quindi si vede rosa. Quindi io su quello non c'è più. Casino 54, sì. Su quello non c'è più. Questa è una 35. Ma questo senso non è troppo grande per quanto. No, se tu premi diventa grande, quello è inchiostro. Quindi se tu premi. Sì, ho capito. E appena devi poggiarti. Appena. Cioè poggi e poi allontani, vedi un attimino come ti è venuto. Poi tanto ripeto, si fa sempre in tempo, se ti è venuto troppo cioè, grande, sì, la correggi poco. Questi sono 35 colpi che abbiamo fatto. Sono 35 colpi. La te- sì, 54 mm. 54. Queste sono le ricette qua. Capito come non è? Incredibile. No, ma guarda che... Cioè, guarda, garantisco. Pure io anni fa dicevo no, ma quando mai ci arriverò? E non è che sono arrivato chissà dove, cioè, ripeto, sono un modellista normalissimo, dipingo come tantissime altre persone, c'è chi dipinge molto meglio di me. Se ti sbagli, ricominci, non penso che la prima botta... Vabbè. 54 soldi. Quella è la scala. Sembra la mia rista italiana. Però già li ha fatti tutti, guarda, perché mi piace prendere, c'ho un sacco di scatole, allora prendo il braccio di uno, a destra di un altro, il busto di un altro ancora. Già da perdere tempo, già. Noi si compongono benissimo. Hai fatto le figurine unici e plastica. E plastica, resina e plastica. Hai fatto dei figurini unici, cioè, poi se sembrava scolpire, è prodotto bravo, complimenti, per colpo, io non sono bravo a scolpire, allora mi arrangio. Non è facile, no? Secondo me bisogna ancora aspettare. Ripeto, non smetterò mai di dirlo fino alla nausea, l'importante è che il pezzo piaccia a chi lo fa. Sì, su questo guarda, sono anche io sono d'accordo con te. Poi c'è stato il tuo fatto bello, lui no, a me no. Poi se devi fare i concorsi familiari non sono io all'altezza. No, ma cioè, questo è il tuo, mi sai, perché io ce l'ho 2-0-B, no? No, no, è i miei, non messi lì. Ah, ok, perfetto. Ah sì, perché io sono qua quello che ho capito. Fermi, non muovete il tavolo, No, scossa del terremoto. Fermi tutti. Adesso il la magica penna.
Questa se fai, se premi troppo fa un disastro. Li fa piano piano. No, vabbè, si riprende, se pure uno allarga troppo non è un problema. Guarda un po' però. Nicola, perplesso. Pare che sta guardando. Sì, sì, per te sta dì. Una adesso va ripreso. La pupilla è venuta. Guarda, ripreso il busto. Ma ripreso in più vuol dire. Fai un primo piano. Nel senso che logicamente magari è un po' troppo larga. Ah, okay. Quindi riprendi la palpebra intorno. Che hai fatto il tuo. Ma tu che fai una sera? Qua potete pure riprendere lo stesso colore. E le ultime ore non è un problema. Guarda che roba. Qua è così, è giusto. Sì, la palpebra di sotto, adesso sto andando a recuperare. Questo non l'ho mai usato, sinceramente. Tre gocce di questo, sette di questo. Prima sera a fare proprio una voce. Una persona leggera. Beh, tu già che non c'è mai di figurine carri, no, perché comunque ok, perfetto, hai ragione, si è allargata come dicevo io. Sono figurine è altra cosa, eh? Ma aspetta che te la recupero la palpebra anche sinistra, poco preciso, diciamo, basta, sì, così 72 tipo quella del c'è la valle che fanno del genere, non so se è uguale, è uguale. Io sinceramente mi ci devo ancora mettere, però lei ho qua è tutta tanta pazienza. Poi ripeto, lo sto facendo, sto cercando di farlo al massimo, perché comunque è un figurino che poi appunto va alla mostra di Corato, quella di Vito, quindi che salutiamo ancora cordialmente. Ciao Vito. Ciao Vito. Vito, prepara tutta la pasta, Vito, che stiamo per arrivare. Le orecchiette. E poi aspetta, vediamo un po' se qua non ce l'ho, se è seccato intanto. Adesso non abbiamo un dolore nuovo, sia della famiglia che questo che è attacco, il glande. Praticamente so, è acqua, ancora là, però. Nel senso iniziare a lavorare di questo. Cioè, infatti qualcosa di nuovo esce. Questi colori stanno in distribuzione adesso, quindi. Insomma, lei detto in grandi medi non farebbe male. Logicamente ancora non va bene, perché poi bisognerà poi andare a lavorarci con le luci. Praticamente sì. Adesso la parte delle ombre è illuminata. Sì, quindi tu comunque fai prima tutte le ombre. Sì, parto da sotto. Ho capito.
io una volta mi ci trovo meglio, sinceramente. C'è pure chi fa prima le luci e poi si fanno le ombre, al contrario. No, io lo faccio dopo. C'è chi capito, mescola un po' e poi semmai approfondisce, però anche no, io mi trovo meglio prima a fare le ombre e poi quello è un grigio scuro che è neutro, quindi posso scuri tranquillamente senza devo riuscire a e poi magari guarda, sempre fatto con quello, non sono trovato anche questo, essendo un grigio, alla fine non ma è come carta che hanno su base. No, 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 vuoi fare anche non ce la fai. Medica. Sì, te lo dico io per esperienza. Guarda, tanto sai quanto costa, una cosa tipo 2 euro. Ho provato anche io, posso dire. Non gliela fai, non basta. Perché questo è impregnato di colore, quindi è proprio giusto. Molto preciso. Io ripeto, mi ci trovo bene. Addirittura si facevano le pannellature degli ieri con questo. No, ma sai quanto, sai quanto modellissimo stavo magari guardando sto film, dopo bestemmia, fa la pupilla con la cosa. Sì, lo faccio con uno Staedtler dello 0,005. Me ne frega tantissimamente perché se mi piace va bene. Quello non si secca mai. Quindi riesce fuori. La gente faceva le pannellature degli ieri. Per esempio, l'occhio del tedesco, quello grande 90 mm, non l'ho fatto con questo, là l'ho fatto a pennello, anche perché, anzi, mo magari adesso l'occhio è piatto, cioè gli ho dato il bianco e il nero, dopo per dargli un minimo di luce gli do un tocchettino piccolino di marrone o un qualsiasi altro colore per dargli il colore dell'occhio. Guarda. E se vogliamo essere ancora più pignoli per fare gli occhi alle pulci, come si dice, mettere proprio una lacrima, ma neanche microscopica, sullo stesso occhio, magari sulla parte alta della pupilla, che è la luce fondamentalmente. Diciamo. Ma battere, se no diventa nera, bianca, su. E non devi fare i telefonini complicati. Aspetta, lo sta perdendo, vedo che sembra del Brainwatch Project. Cerca di inquadrare, ma non ci riesce. È difficile. Sembra dei giochetti che sono al computer. Inquadra. Manna, me la fate un piacere. Prima fai il quadro. Manna, no, ma quando è ingrandita troppo, non ce la fa più. Non lo prende. Questo c'è già un'espressione. Manna, me la sono fatto tutto col grigio. Cacchio, col grigio. Eh? Fatto voi. Tra. E poi ho fatto l'invecchiamento facile, no? Dopo... Cioè, poi mi tu vedi da domani che combino io. Lo stacco da là. Che vedi, essendo due colori, però non è che ti altri. Per forza. Ma sì, anche perché sai che c'è? Non ti convince, non ti piace. No, che fai? Te lo puoi tenere così? No, 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 no. Rimettici mano. Staccato ci metto subito mano. Certo, però la mazzetta metti in un'altra stanza. La mazzetta la metto in un'altra parte. Non so, portare per uguale. Sì, assolutamente. Allora adesso Stefano sta preparando la mazzetta. Diciamo che ho terminato tutta la parte delle ombre, ok? Con l'occhio e tutto il resto. Vado a lavorare, quindi iniziamo lo step delle luci. Quindi la piramide che era a punta verso il basso, adesso andiamo verso l'alto. Voi avete visto già? Sì, sì, sì. Tanto faccio qua. Riprendo il mio beige red. Fondamentalmente riprendo tutti i colori che ho utilizzato per la base. Metto di qua. Aggiungerò forse anche un po' di light brown. Allora, ari beige red, sempre come prima, nel senso che metto sempre il beige red da solo. C'è un cellulare che raglia. Il rosso, carmigno. Pronto. Brownsen. Scommetto che è l'amoroso al telefono. Dove sei? Amoroso. No, ma veramente sono in chiesa. La moglie gli spacca le corna quando rientra. Chi è la tua moglie, l'amorosa? Chi è? Sì. Eccala subito. Dove sei? Ma dove c'eri? Dove sei? Al baretto con gli amici? No, no, sono in chiesa. Comandi. Carica, carica. Quanto dura su stage? Scusa, quindi i colori sono esattamente gli stessi? Fondamentalmente sì, solo che appunto poi adesso metterò dopo a parte, andrò ad aggiungere il flat flash. Allora, quindi. Rosso.
Viola. Viola. Per Grau. Brownson. Light brown. Vediamo come viene. Questi sono trovati? Come sono? No, è colorato. Mm. Allora, qui, soprattutto se scappa arancione. Allora, fondamentalmente sto cercando di avvicinarmi al colore di base. Per intenderci, con questo. No, neanche. Fondamentalmente era questo. Effettivamente si è dato tutte. Fondamentalmente era questo. A questo punto prendo il flat flash. Io per l'incarnato c'ho tre colori, basta. Ah, questo ce l'ho. Ci devo fare proprio tre colori, non preoccupare. E questo qua è il protettivo. Ci ho quelli pronti, c'è. No, sì. Sei colori. Me lo metto di qua. Decuso, come si chiama? Vedi quanto è più chiaro. Sì. Ne prendo poco, Che quasi anche il materiale per motorino ferroviario, cioè quella texture là, quella girata così. Più che altro perché voglio vedere già la prima pennellata com'è lo stacco. Non voglio che sia uno stacco troppo eccessivo. Avete visto prima, per esempio, il primo step di ombre? Non è eccessivo. Cioè, voglio fatta una cosa guidata, con calma. Cioè, voglio capire effettivamente, sì, ok, va bene così. Voglio, no, aspetta, graduale. È troppo aggressivo, non va bene. Si corregge anche meglio così. Eh? Si corregge anche meglio così. Assolutissimamente sì. Kit, Secondo me il modo migliore per accorgertene, mo per il momento ancora lo zero tengo. Per accorgertene, se per accorgersi se il colore che hai fatto va bene o meno, e passalo direttamente al volo sul naso. Ma vedi, ma è una foto come viene. Perché tanto comunque qua, bene o male, lo fai tutto in luce. Non stanno dritti, stanno schiacciati. Però se c'è qualcosa magari ti svegliisce il lavoro, ben venga, sì. Continuare. Questo per il sabbia. Sì. Ci può stare, ok, non ci siamo staccati troppo. Crema. Infatti dicevo, perché vedo la luce a sinistra? Perché ce l'ho a sinistra. Allora, innanzitutto vado su, lavoro sul naso, quindi vado sopra la narice sempre. Ai colori naturali quelli veri, però poi messi in piccolo, cioè questa qua, l'erba, no? La parte di sopra, questa qua, com'è veramente è lo stesso principio, perché qua, tu qua fondamentalmente sei sempre rosso. Sì, molto. Qua c'è una linea rossa, non puoi... qua sei chiaro, qua sei chiaro, qua sei chiaro. Io uso questo, ma basta mettere una luce in faccia, vedi? La luce in vertigo, la luce zitta, la metti sotto. Sì, assolutamente sì. Ti guardi nello specchio perché una volta secco comunque c'è la luce pure un po' qua, pure tu tra luce. Sì, ecco, te l'ho capito chiaro da solo. Per questo primo step io vado anche un po' a schiarire la parte qua, perché cerco poi di collegarmi direttamente alla parte dello zigomo. Non mi piace, luce qua in ombra, all'improvviso compare la luce. No, la compagna. Dal naso pure la compagna. Sì, assolutamente sì. Anche perché in questa maniera faccio qua lo colore di luce, qua rimane la luce, e nello stesso posto però mi rimane, gli creo una luce d'ombra. Duina è un mese di pittura, è un figurinista, ho capito, e sponsorizza si Life Color, eh? Life Color? Che l'affe dove prendi? Non vedo se mi posso avviare le cose. Che sono per corrispondenza, ma te pagano i troppi. Ma te pagano? Mi viene nessuno. Tranquillamente. Come vuoi?
Ecco, diciamo che per le luci fondamentalmente lavoro pennello, molto più di colpettiere. Infatti lo sto chiedendo. Lavoro molto più di colpettiere. Io a pennello uso quasi solo quelli. Sai che è bello di aver fatto. A Roma li vendono, non si trovano facilmente. Che okay, life color. Mm. Ma ce l'ho bene. Sì, sono bei colori. Sì. Se ce n'ho qualcuno, a me non dispiace, non effetto. Le tonalità sono giuste. Cercate sempre di tenere anche la le setole del pennello ben o male vincendo. Fantastica questa. Lo so, le setole del, del pennello. Andate a vedere la mostra. Se andate a vedere la mostra. Di chi? Di Pinflor. Ah no. Anche lì. Queste cose escono quando fai tanto lavoro, c'è tanto lavoro, tanti anni di sperimentazione. Te lo mangio. Te lo scordi, te capro, te conosco io. Vai. Vabbè. Manda. Io pure mangio. Sì. Pure mangio le bollette, ma perché? Cioè, alla fine è una cosa che, se tu ci pensi, una cazzata, cioè musicalmente, è quattro corde pizzicate di continuo, no? Questa musica la ricollego sempre a un pezzo del documentario che fecero quando Schumacher decise di ritirarsi, e quando fanno vedere la scena della conferenza stampa, no? A Monza nel 2000, quando si mise a piangere Schumacher, perché era, mi pare fosse, era morto sia un commissario di gara, ma era pure un tot numero di anni che era morto Ayrton Senna, se non ricordo male, boh. E fanno vedere l'immagine di Ayrton Senna e quelle poi di Schumi, no? La ricollego a quel documentario. Quanto ci manca Schumi? Tu se ci pensi, la sequenza degli intervalli è tutto quello che ti dà la sensazione di quello che stai ascoltando. C'è tutto uno studio su questo adesso, stanno studiando proprio questo aspetto qui. Cioè la reazione tra la risposta emotiva. Qua adesso, sulla parte della guancia sotto, vado a passare il colore. Metti gli intervalli delle note. Lumeggiato, ok, quasi ad acqua. Ecco. Qua faccio un lavaggio a tutti gli effetti, perché se no mi rimarrebbe uno stacco pazzesco che non va bene. Sfumare, no? I primi due step di luce non viene bene il figurino, perché è brutto. È come se piano piano tu lo andassi a pulire e venisse fuori, e tu pian pianino inizi a capire effettivamente, ok, il pennello devo andarlo a mettere di qua piuttosto che di là. Ah, un due pacche di colore chiaro e via. Quindi deve essere un po' sfumato, no? Scusate se non parlo molto mentre dipingo. Che o riesco a fare una cosa o l'altra. Faccio la linea qua del labbro, tra la pelle e il labbro, proprio come se fosse una linea di confine a tutti gli effetti. Cerco di fargli le due lineette qua, con la parte del labbro superiore, chiaramente. Passa anche al negozio e pensano che si stanno a fare. Tutta sta gente tutti zitti. Siamo a prima. Cellula di modellisti estremisti. Quindi ce lo facevo sopravvellare, va bene. Per la predicazione, il pitturamento.
Questo sembra uno degli hobby più nobili del mondo, cioè. Fondamentalmente sì. Giusto? Non è così. È difficile così. Farsi male col modellismo. Oddio. Oddio. Ma non è il massimo della vita stare ore e ore piegati così. Infatti mi sono comprato la sega dalla stocca, se no. Oddio, se che una mazzetta nei peso. Beh, pure conto un banca si fa male, però. Evasioni sono evasioni. Ma non è che gli altri hobby sono così economici. Mai con la fotografia. Esatto. Gli altri hobby fatti seriamente sono così economici. La fotografia te la fa passare voi. Diciamo gli hobby da grandi sono abbastanza. Domani c'è uno stage di uncinetto, se venite. Domani è gita guidata spazio verde, Terni. Che c'è per l'Uzzo? Dare uno, la domenica, cade sotto. No, no, su, scende. Siamo al nord, eh. No, cade sotto in discesa. Sempre. Di là fa vedere. Hanno cacciato. Da dove? No, dice, hanno cacciato da te, mi dico, hanno cacciato. Che è una zambata in culo. Occhio che parole, già ho visto Stefano che si muoveva. Che non hanno così. Si metterà due figli. Lì culo. Ma questo è bello. Questo è il bello della diretta, no? Cioè, vabbè, non l'ha detta Nico però, eh? Eh? Non l'ha detta Nico. Io che c'entro. Non è uno stage di Bondone. Era scappato uno. Se eravamo a Bari facciamo lo stage. Lo stage. Siamo a Bari facciamo le orecchiette. Lo stage. Vito, stiamo arrivati. Come ha detto Buffon, avete un secchio dell'immondizia al posto del qua. Penso che sta frase comunque la risentiremo meno. Ecco, non andremo nei commenti rispetto a questo perché poi diventa un po' scurire anche io. La sentiremo per i prossimi vent'anni, veramente. Lo sapevi lui che c'aveva quando entrava la palla dei Muntari dentro al cuore. Bravo. Quando la palla entrava a Dumetica ha detto io. Ma differenziato. Avrei detto niente, quindi tu sei corretto o l'arbitro è scorretto? Come è sta storia? Attenzione, abbiamo toccato un tasto d'ora. No, perché a me mi c'ero ancora abbastanza. Ah, scinderista. No, sono milanista. No, milanista, ah, quello ha significato il disfacimento della mia squadra. Sì. Sì, perché non avendo vinto quello scudetto. È vero. Infatti sono andati via. Un piano inclinato. Tiago Silva, Ibrahimovic. È finito il Milan. Perché la palla è entrata da un metro e mezzo. Quello no, io non ho visto. Che poi pareggiò Matri, vero? Sì. Era andato in vantaggio il Milan. Sì, 1-0. No? C'è pure 2, ste. Così sembra nella storia della squadra di calcio alcuni particolari. Ma che scherzi? No, pensa a Roma tu. La vita è fatta di coincidenze. Mica una stupidaggine. Tanto Palazzo è una passeggiata. Possibile che tu in Italia riescano a mettere il VAR in Europa, no? Dobbiamo aspettare. Non me ne parlate, per piacere. Poi sta pure la mondiale, quindi. Esatto. Almeno l'arbitro è stato onesto a dire ho fatto un casino. Esatto. Io dici, vabbè, non l'ho visto. Ma oggi quando si parla di certe cifre ormai non lo puoi. Devo essere sincero però. Io ho il fallo di mano quello clamoroso. Manco io, sinceramente. Pensavo che se fosse scivolato a Sharai quando ha tirato. Sono sincero, perché ho visto. Più che altro da che c'è, nessuno ha protestato. Io non l'ho visto. Ma con 5 arbitri nessuno l'ha visto. Io pensavo che se fosse scivolato e nessuno andava per aria. Ma non vede una cosa che c'è. No, pallone. No, vabbè, loro poi se noi vogliono avere ancora una descrizione su certe cose. Il problema è che noi non contiamo niente da nessuna parte, quindi è giusto. Vabbè, questo è un altro paio di maniche, lasciamo aperto. Non è. Il problema è quello, perché il Bayern è un altro trattato. Il Bayern non è arrivato. Quadrato. Tutto è quadrato, purtroppo. Livellato. Quindi c'è stato grande. Infatti a questo punto io ringrazio Dio di aver conosciuto il tennis, guardi. Che è un altro tipo di sport. Loro non lo so, perché praticamente loro hanno. Guarda, il vetro proiettore sta qua, si vede pure. Fatemi perché lo vanno tutti. Ci dobbiamo organizzare. Hanno qualcosa in più anche rispetto alle realtà che fanno la tenuta. Ok, vai. Che sei mosso in sai, ci sta una scuola che mettiamo di visto. Io ho visto, beh. Poi uno che fa 72 sta uno che fa 48.
Peggio. No, sono andato d'accordo. Si è messo in testa di favore una 32. Io faccio una pelle 4, quindi tutto sommato. Poi mi sono andato oltre. Ma c'è una pelle in lista. Così. Questo è già seccato. Sta marca, hai visto? In realtà che fa la capoccia l'ho visto, sì. Cioè, l'ho visto in di vista, sì. No, mezza giornata no, ma dal vivo no, 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 qualcosa di più non di meno. Per altro le odore all'igeno. Oh, ieri per fare una cosa del genere, una punta no, 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 davanti dell'aereo. E due cazzatine no, sulle no, ali credo che in Italia si trova comunque ordinato all'estero un pomeriggio quando lui già che non arriva a niente c'è una baranoia ci stanno c'è una baranoia pensavo se fa 72 c'è una settimana sei costi intanto sono quattro pezzi da pizzeria dai Cesare dai c'è la scatola se sei pezzi capisci oh. È l'attacco adesso c'è così perché per uno che ne ha fatto non si so più dove sta allora questo è il primo step da signorina Terni dare due smazzettelle diciamo che per quanto concerne le luci non ti dicono assolutamente ma arrivo a perché hanno messo il mortale 6-7 step generalmente facciamo da noi conto circa 6 anche 8 hanno fatto un modello in Australia mo nel caso specifico devo andare a riallungare quindi non aver prezzo aggiungo beige red no vado adesso a riallungare il colore che se seccano nel frattempo io ragazzi devo lasciare dove rimediamo. Buona serata, piacere mio, ci vediamo, ci vediamo a Roma, sì, sì. Manca a dirlo. Ciao, buona serata. Ottobre. Ottobre. Ciao. Ciao, domenica. Siamo tutti iscritti. D'ufficio. D'ufficio. Beh. Non riesco a mettere fuori. La cosa è che c'è da qualche trattoria a certo livello. Mangiato. Ma a Roma dove? Non c'è proprio problema. Facciamo il Roma Model Show, la prima edizione al circolo sotto ufficiale della Marina Militare a Tor de Quinto. Stai vicino vicino, ma sono te. Scoppio vedro. Non è proprio vicino a casa nostra, ma insomma. No, rispetto a noi è proprio dall'altra parte della città, però è una bella location. Il circolo sotto ufficiale c'è la famosa. Sì, confermo. Ci ho fatto qualche mostro. E qua continuo ad aggiungere semplicemente il fat flash. Tutte categorie. Il colore cerco di bagnarlo sì. Un pochino di più. Mi sembra di capire il punto più chiaro che non si ci sarà divisione. Sì. Non aggiungi tra niente né giallo né bianco. Arrivo. Sì. Diciamo che alla fine magari mi faccio quella punta estrema. Ma ti parlo proprio di due pallini qua, due palline narici, magari una qua. Il cosiddetto giallo di Napoli, no? Ma dipende da. Sì, dobbiamo fare open. Stiamo valutando un po' come dividere la cosa. Perché comunque questo blending che ha dato per... vorremmo non far offrire la categoria. Come possiamo dire per attivizzare per le luci che ha dato. Allora, opportuno, intanto direi. Qua, che secondo me è quello che si vede di c'è più, stacco, sì, mi faccio una lavatura, quindi vado con, facendo la lavatura un attimino vado ad appianarlo, no? Vado ad uniformare ciò che era in ombra e ciò che adesso è in luce. Io sono d'accordo sul fatto di rimettere scene. Io mi sento, no, i club che sono più protesi verso i figurini che tendono a fare più categorie. Io forse io e mo intanto da perdere il 2-0 secondo me sono inutilizzabili già, cioè già il 3-0 è veramente il top difficile come un livido abbastanza a scalare ma non un diorama no, con mezzo solo 3-4 io utilizzo a casa un LED una lampada diciamo, LED da 4000 gradi Kelvin cioè, dovrebbe essere una cosa più bella
lucernette in mezzo miliardo, che è la cosiddetta luce naturale, luce solare, accorgi un po', perché poi non è, non sta diventando un gas isolante, quindi non puoi, diciamo, accontentare un po' tutte le tutti i casi, quindi devi certo, cioè, trovare una categoria, che una o più categorie che raccolgano. Ma che gruppo sono? Voi avete visto? Fai, questo ci stiamo prendendo ancora. Io trovo questa difficoltà, nel senso, a me ad esempio penso di dire che c'è un dedo, ma non mi piace, cioè, non è che c'è la testa di grano. Lab 54 c'è anche chi fa solo semplice allora io ufficialmente no, sono sincero, mi sono amici però Fabio, Lorenzo e gli altri, ho fatto parte per tanti anni, da prima dei Knights e poi del Lab. Adesso diciamo che li frequenta maggiormente Andrea. Io proprio l'altra sera però sono andato da loro a mangiarmi una pizza, stare un po' con loro a parlargli un attimo dell'evento. È un po' difficile poi di sennò sei dipendente, no? Non c'è dipendente. Fondamentalmente diciamo di sì. Diciamo di sì. Ce l'hai un rosso? No. Mi sono creato, ho creato il discorso del Roma Model Group, sì, per l'evento, il Roma Model Show, appunto, di categorie da gestire, quindi. Allora adesso riparto sempre dal naso. Gundam ormai è quasi sempre una categoria a parte, che è una cosa molto specifica, quindi che vanno aboliti. Di fantascienza. Che vanno aboliti, con Stefano ti spara. Allora, Gundam vanno aboliti. Mo ti spara con un cannone nel culo. Non ci sta, quindi non ci sta, se no subito. Gundam, questa ha rotto le palle con Mosone. La fantascienza è qualunque cosa dei vostri navi. Vabbè, Gundam. Che adesso tu no, vanno pure su quel settore dei Gundam, vanno un po' viste tante cose. No, ma sono tutti da eliminare. No, perché poi alla fine quando secondo me sono talmente tanti che bisogna fare una categoria a parte. Quindi secondo me per forza non può essere. Anche perché meritano, perché effettivamente sono tanti. Se pitturati come un mezzo militare, la gara è divertente proprio a livelli che. Ma come fai? Se pitturati come li pitturano tanti big, sono una cosa. Sono proprio giocattoli. Noi vanno a fare le log, come facevano i sovietici, internare tutti questi che fanno queste cose. Depurazione, noi speriamo che ti rappresenta un po' troppo. L'intenzione è quella di mandare il diciamo che il figurino in un momento anche più rappresentato, perché sai, se una singola persona con una scatola così ti porta 20 figurini. Per questo stage non so quante visite di sì. Mi guardate, vale. Sto sempre bucinando. Bagno anche con il pennello. Grosso. È un mito. Smoke on the water. Oh yeah. Il purple. Stasera non si mangia? Oh, ma festeggiamo, non siamo festeggiamo, lo facciamo finire lui e poi. No, cena, io parlo. Fate la prossima volta, non la rincuotro. Un bainino, mangio. Cioè, facciamo la prossima volta. Guarda, non è giusto. Non sei d'accordo? No, non sono d'accordo. No, c'è un impegno. Ma io sono io a lavoro, non mi fa scomodo. No, non mi ricordo. Però sembra sabato. Per forza. È che è un venerdì sera, no? Eh? Un venerdì sera e poi ne parliamo, vediamo. Appunto, venerdì sera è meglio. Già adesso si inizia a vedere di più, che esce fuori, diciamo. Chiedo il culo per fare il piede di qualcuno. Rosso carmino e viola. Aspetta una giota. Comunque sono sicuro che quel tedesco è malato. Dice che lo c'ha l'itero. Lo sta messo male. Ecco perché l'ho fatto così, no? È proprio malato. È giallo, è l'itero. Malatissimo. C'ha pure 38 di febbre.
Non è sicuro. È già marfato. Sta sempre fuori, sta? Tu hanno te lo male. La cartella clinica che ci metti. I tedeschi di solito sono bianchetti. Sì, quanto a quello sì. Io sto tedesco abbronzato, quindi guarda un po'. Non è abbronzato questo, non se ne va. Per maggio diventano lo cicci. I tedeschi sono proprio bianchi come volete. Sì, come l'inglese. Ma ho fatto bene a farlo. E poi parecchi con i capelli rossi, perché hanno sempre con i capelli neri li facciamo. Sì, perché sicuramente cerchiamo se di... Se Barbadino ci sta in tedesco muore. È difficile uno. Effettivamente è vero. Biondo ruscio. Infatti io credo di morro. Ma se le ha tinti i capelli. No, lo più. Ma non faccio niente. Hai visto come si fa? È finito. Ecco qua tipo con l'olio. Metto il, hai visto, una puntina di colore bagnata e poi inizio a tirarla. Mi ci trovo molto bene, devo essere sincero, fa sta cosa. Perché il colore ritarda l'asciugatura e nel frattempo riesco a portarlo nelle zone dove voglio mandarlo. Una seconda di qual è? Di allenti parecchio di più quando lo fai con la sveglia. Un no, non è detto. Bello. Che poi tirandolo si asciuga per forza. La rata è. Questo la rata però. La rata. Oh, quello che mi fa vedere, ma sono qua da porta. Aspetta. Però. Ho visto dei filmati su YouTube di Mason che hanno messo altre persone. C'è uno inquadrato mio modello. Qua, l'M1. No. Nell'M48. Il messaggio. Il 262. Ah no, sì. No. È stata una buona cosa vedere quelle cose. Mi viene da Dio. Non lo so, però. Il volo per quando le possono. Tutto... Alcune danno veramente il senso del. C'è una bella rassegna stampa con signore della mini altro. Da fuori, fatto bene. Hai visto? Io quella che ha fatto la segna sta me la miniata. Chi è? La proprietaria. Picco. Ah, quella. Quella là. Smart. Sì, la smart. Era bellicoso se no? Eh? Era bellicoso. Quando vi dice certe cose. Come giustamente dicevi tu prima, l'occhio sinistro è un conto. Mm. E l'occhio destro, la mano destra, viceversa il sinistro. Non è meglio fare prima il sinistro e poi il destro, scusa. Che tu dici partiamo dal peggiore per arrivare al migliore. No, tu parti dal sinistro e poi ti regoli facendo il destro. No. Perché sennò se farti fai il destro, poi quando vai a fare il sinistro hai coperto la parte e non riesci a vedere. Beh, ho detto una cazzata. Poi no! Vai, vai. Buona la prima. Venire. Ah, bello, così uno sa pure due risate, sente. C'è no? La voglia. Se no dice sì, c'è ti steggi. Sta a dormire, sta a dormire. Lui sta a dormire. Cioè, tutto senti le fa ora, però no. È bello se uscite così. Sarocco. 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 Andare. Ha ricominciato? No, penso sia un carrello, qualcosa. No, sono partito che c'era il diluvio a casa. No, questo è un carrello. È un carrello. San Giuseppe e San Barone. Tu stai Santa Rita? Altro questo. Mi ricordo. Mi ricordo. E lì tra un relo. Mia moglie. Oh, molto dopo. Fa un attimo a più profondità e faccio ancora uno step successivo di ombre.
è ad occhio, è soggettiva la cosa, sì, ripeto, sì. Non è una scienza esatta. Poi lo dice uno che è un modellista normalissimo, quindi figurati. Perché loro una volta mandato guardano la mimetica tutto quanto, no? Diciamo, sì, incarnato qua. Questo mi sa che... Ah, ma ci stanno i buchetti qua dentro. Sì. Ho capito. Fantastico ciocchetto di legno. Sì, sì. Potremmo. Potrebbe. Però ci metti la puntata a 12. Chi è Andrea? Vedi insieme un attimino. Nella vetrina. Pronto? Pronto. Roberto Pugnato. No, lo chiamo dopo. Chiamo tu. Guardando. Tanto mo tra poco facciamo la pausa. Allora adesso vado appunto a ripassare, sì, sì, in quei punti, ma se ne reputo necessario andare a passare in maniera più larga anche su zone dove ho già fatto il primo e il secondo step e aumentare addirittura tutta l'ombra in un'unica zona, lo faccio. Ripeto, il modello sempre sotto gli occhi, sotto al naso. La prima cosa, sì. Ripeto, la prima cosa è che il modello e la pittura piaccia a voi. Sì, certo, poi, poi per adesso va tutto, tutto bellissimo, tutto fantastico, ma deve piacere a voi. Se non piace a voi è tutto un cazzo. Generalmente poi, più che la pennellata, a seconda di quanto è grande la zona nella quale vado a passare il colore, più che la pennellata utilizzo il pennello a tocchetti. Faccio come dei puntini, tutti ravvicinati, okay, uno accanto all'altro. Più devi stringere, più fai puntini, cioè, diciamo, sì. Per evitare, insomma, l'effetto che il pennello si allarga. Tu? No, l'oggetto che avevo segnalato. La nana ancora sta il 20% possibile essere salva. Chi? Eh? Niente. Alernana. Ha battuto per ognuno, ma io. Basta così. Io ho vinto lo scudetto. C'eri? Non ci posso andare, non mi chiamano, non c'ho la tessera. No, il Daspo no, se no mi ammazzo. No, non gioco adesso per niente, aspetta. Mi sa che paradossalmente è più seguita e più sentita la passione per le squadre, magari, diciamo tra virgolette, di campionati minori piuttosto che. Sono dei termini, non è che. Che è differente la cosa, no? T'accanisci di più, paradossalmente. No, non lascia vedere. Non è così. No? Che c'è? Lascia vedere. No, è C1, come dice Stefano Pelazzo. Stefano Pelazzo, ci mettono sullo stesso girone. Ma noi sicuramente ci mettono giù. Cioè, dietro e passa in serie C1. Ma io, tu vado a me. No, è il mio sotto. Magari fosse vero, ma. Ma tanto se non trovo il socio Gucci, se lo vendo io. Che fa? Me lo pegate me. Ci voglio i soldi, no? 2 milioni di euro, cioè. Eh? 2 milioni di euro. Andrea, vai a prendere va, 2 milioni di euro, sentite. Per fare la Serie C, la squadra. Un cambio da uscio da centro classifica su. Dai, i giovani degli squadroni. E basta. Se poi... Ma sai che c'è il direttore sportivo, c'è rapporto con lo Dino, c'è rapporto. Appunto, anche lì perché non si può dire. Lo Dino è della matrice. Hai capito perché non si può giocatore, poi che sei più primavera. Ci vogliamo prendere un attimo una pausa al volo? Yes. Yes. Lo so, vabbè, tutti quanti ci abbiamo anche io, più o meno. Io ho 2 figli e 2 cani. Io ho un cucciolazzo di 9 mesi e mezzo. Schifoso. Io ho 2 cani. Diciamo tutto il tuo arrivo, ovviamente. No, vabbè, poi quando arrivo a casa... Dopo il presidente mi fa dormire qua dentro. Sono ammazzato. Aia. Quando vedo io, mi si vede meglio. La trentina d'ero siamo a posto, dai. Vabbè. Oh, io vedo così.
A ragazzi spicci proprio 5 centesimi. Vai 31, dai, giusto perché è in amicizia. Dammi 7, va. Sono buoni, sì. Che prendo? Mi faccio passare il buono. Hai capito? Se ti ha comprato un grado, dammi spicci. Non ce l'ho. Dammi 2 euro. Ma quelli di. No, c'hai 2 euro, dammi. 5 lire. Ah, vedi? Quindi, la carta, poi mi metto sono qui. Beh, io sono qua dentro. Ah, la produzione sono qui. Ma visto, che è la F-Color, quella la F-Color, sta pure là, lo so. Dove c'è? Sopra Black. Corona a destra. No, quelli sono i carri. Vabbè, non so, io parlo aereo. Ah, aereo. Oh, perfetto. Quindi c'è sta pure il cockpit interno. No, e non ero riuscito ad arrivare bene sulla palpebra superiore dell'occhio destro. E mo invece ci sei arrivato bene. Scusa, io pure, ma prenda cilla, ma quando è grosso? Come a tigla, come a tigla, come a tigla attraverso. Mannaggia, sai, da luogo. Quello è venduto. È piccola massa. E questo è il secondo step e già adesso si inizia a intravedere meglio. Sì. Open your eyes. Io aggiungo il beige red che nel frattempo c'è un po' sicuro. Ma per le labbra poi che fai? Gli dai una cosa a parte? O... No, non le faccio tipo sul... non so se dovete vederlo voi. Sì, io se possibile. Ah, vai, vai. Le lascio col colore di base, ti faccio giusto quella definizione con la linea. Ho già 3 passaggi fa. Adesso invece... È eccezionale. Aspetta, lo subito. Quindi più va avanti e più... Guarda che spettacolo. Dovresti fare modellismo secondo me. Il figurinista però in particolare. No. Ma cioè, ripeto, mi ha invitato Stefano e lo ringrazio in questo. Non mi sono mai trovato... a fare una sorta di stage male, di pittura, ma perché mi considero una un modellista molto normale. Vabbè, ma siamo tutti un niente po' di più e niente di meno. Tranne Cesare che si è strappato le cose che però. E prova che fa lui, per innamorare. Vede, visto? Ma non ho visto che ma tu fai? Non ho capito mio. Baccandà. No, non si no. No, davvero, da canale pure a mestre. No, meglio. Ma vedi? Ma ciuccio. Allora, come al solito, riparto dal naso. Oh. Non è grigio, non è la resta. A me. Ah, ecco. Vedendo da qui, mi piace molto. Hai cannato qualche cosa. Perché io questa... Mi sono commosso. Adesso inizio semplicemente a movimentare un po' il naso, quindi ti faccio una luce qua e una qua e poi una luce qua in mezzo, anche se in ombra, la cosiddetta luce finta, per cercare un attimo per dargli un attimo di movimento, perché sennò qua sotto l'elmo è tutto scuro fondamentalmente, a parte le palpebre, ma è una cosa impercettibile quasi. Si è impallato il cellulare? Che succede? Sì, questo qua è... Che sta a fare? È scaricata da YouPorn questa cosa? Sì, sicuro. Ah. Sì, abbiamo mandato lì per la stessa. No, ma la conosci? Non la conosci? Ah. Ok.
Quello esiste nero? Nero esiste? La mia no. Questo è un altro per le canne in metallo, no? La canna in metallo ormai tutti gli scatti, sì, sì. Non si attacca niente, sì, questo è un po' più tenace. Quello è giallo. O quello sai che uso io, uso quello della candela. Troppo grosso, grigio, grigio, mia... grigio, no, grigio, nero. Sono tutti i tuoi. Ho visto lì, sa di quello su. Ho capito, di quello su. E poi piano piano faccio sì, una metodo di angolo. Sì, manco un altro. Mi sei durato la voce. Con la lecco la giusta. No, è mio figlio addirittura. Ah, beh, generale. Pronto? Guardi l'archi. Dove arriva? Che è successo? Qualcosa non sia troppo aggraffante, perché ci metti il bianco dalla mia, non è più. Nino? Di solito risposta. Adesso è risposta dura, poi ci metti l'H. E dove siamo stati praticamente in contatto di tutti, dalle famiglie? No, più o meno io. Per me io sono pure libero, quindi penso fatto che dovessi. Ma lui è tutto bene. Fammi quattro passaggi da sera. Sì, c'è un impegno. Tu è matto. Penso mi sia, ma lei io la scappa. Ciao ciao. Devo 2 secondi. Liscio come lo va. Aspettate. E 2, 3, 10. E se la che fa? E fa scoppare il botto. Fanno riprendere questo, sta secca. No, non lo trovate. E tu stai dovuto ovviamente la dopo l'orografo dicevo il fesimo, anche di primer, però questo è per tutti che lo. Poi gli faccio anche un po' logicamente di luce oltre qua. E quindi questa parte sulle del labbro, no? Gli spacchetti qua, questa linea appunto, come dicevo prima, delle labbra, e poi qua sotto. E diciamo che c'è anche volendo una doppia linea, no? Luce, ombra, luce. Visto che sono decisione, ad esempio. Questo mostro aspetta che mi arriva a Stefano, perché quello che c'è non lo faccio. Tutto rovinato, tutto un macello, come ghette scatelle, insomma. C'è quella marca là. Quello mi aspettavo. Cioè, quello mi aspettavo. La stessa identica che mi dice. Quale? Caccio, un tavolino è grosso. Quale? MK. Ah, grosso. La gran marca. Così? Porca miseria. 1,48. Sono certi dettagli vendono. Spettacolare. Costano pure. Questo verde? Sì, questo non mi ruolo su un po'. Non lo so di me, cioè se non lo so più di me. Questo sa più da pennello, gli appunti, no? Questo fatto, tipo appunto. Sì, lo fa anche un bravo, perché poi una volta asciugato la parte liquida si vedono un po' i filetti, sì, è interessante perché poi gli puoi dare quello più grosso, la tacoma, l'erba si mette nei bustini, che si rimane una cosa fastidiosa, però i filetti si vedono, quindi gli puoi dare con la roba, col pennello, cioè è una cosa ci vuole lavorare anche nei filo di erba e fango in mezzo ai cingoli. Perfetto. Abbiamo visto come si fa, come si fa a mettere il filo di rame, poi fa tutto. Io vedi faccio il secondo movimento. Incluso poi quelli sceglierò il spirit e poi lo metto su un mezzo qua senza quasi spirit, proprio li appoggio là e li mando direttamente col fissativo.
Macchetta? Sì, costa. Puoi fare la modulazione dei fanti, si può fare benissimo. Scalare. Sì, sì, puoi fare come no. A caso, perché poi tanto c'è il White Spirit che fa la pista via. No, vai a togliere più, no? Vai a fare i volati, tutto. Non importa, Andiamo a fare qualcosa per dire tutto il mondo, perché certo se sei dietro a tutto adesso, sì, certo, c'è un... Ok. Sono stato molto hobby, cavolo. Aspettiamo. Allora, Il fondo, cose che quindi scala una bella quindi scala una 35 però non riesce a trovare magari un giorno moderno chi fa più il dasso di bellezza non deve fare solamente una cosa sì io provo pure una basetta fatta così adesso c'è un bisogno di grande però non è scala 35 ma li fanno uscire da uno ah il collo dio scusa mi sono dimenticato Diciamo che siamo a buon punto, mancano ancora 2-3 step. Ah, non hai finito con le 10? No. Ci vediamo a Roma, mi raccomando, grazie a voi. Ciao a tutti. Ciao Lizio. Ciao. Ciao. Lo schermo per te, veniva da una bustina da lei, donata, non importa. Ciao ragazzi, buonasera. Ah, ti piace? Non ho avuto il punto 6, aspettando, guarda. Io era uno guarda come è andato qua. Come ho visto che è in uscita. Là, logicamente, ecco, ho utilizzato un pennello più fino, un doppio zero, ecco. Certo. Ma questa... ma io questo è imbattibile, no, no, è vero, ci trovo molto bene, guarda, coluri non coluri, ma è una penna incredibile, ma questa come dicevo incredibile pure in giacchitura, pure per fare le pannellature dell'aeroplano e le buone per filmare la segni, tu compra, porta la segni. L'unica cosa è che quando tiri una linea con questa la plastica, però ti andanna sul devi fare piano perché dipende sul, dalla scala, dipende dall'aereo, cioè, dipende dal sacco. Dai che riesco ancora a fare uno step e poi sicuramente a stappare le bottiglie che già vedo che Stefano le ha preparate là. Se vuoi puoi dare una botta a quel tedesco che sta là dentro. Che c'ha un po' di ittero. C'è un po' di ittero, magari. Porta, tu daglielo e poi te lo rimanda. Mio posto. C'è la posta. Non è attaccato, eh? Questo sì, devi togliere i puntini. Che puntini? Puntini? Sì, infatti ho visti pure io. Guarda che fango, eh? Non fa? Non fa? Non fatto per fatte vedere. Ah sì, per farlo vedere. Pure gli faresti. Sono schizzi di fango che sono piovuti. È passato in una parte dove c'era un dislivello, il fango... Succede, succede, no?
Non ho capito. Poi il fang è mio e lo decido io. Dove va a cadere? Ecco. E ognuno faccia i fanghi sei. Quello ognuno può fare i fanghi tutti quanti a saluto. Ho figurino a 72 ma lo faccio fare. Queste variazioni qua c'è pure bisogno della qualità di un figurino eccezionale. È buono questo come stampo, non è eccezionale, è buono. Da miglia non arrivi a questo. No. Non mi piace più lavorare male, tutto sporco. Avresti dovuto un attimo graffiarlo. Graffiarlo. Graffiarissimo. Noi un po' traumatizzati li salutiamo. Ci vediamo presto. Buone cose. Piacere averti conosciuto. Tanto per noi. Ci vediamo a Roma. Siamo in scala, si tirano di qua. Stanno anche perché non stanno nel sito, ok, perfetto. Che si questo lo faccio, no? Come? Con la spru. Con le spru, anche fuori. Eh sì, la fai a mosciare e poi la tiri. Sì, più tiri veloce più viene più... Sì, più esatto, io invece proprio il filo. No, non mi piace, non mi piace la barretta. No, manca a me. Perché... Ho sbagliato a colorare, questa essere era chiara. Bravo, poi c'è. Dove arrivare? Mi saltava. Ci ho pensato. Non ci ho pensato. A me piace. A me pure. Io questo non mi piace molto il prodotto del bruciatore. L'ho provato perché sono un bambino, l'ho fatta io. Sì, sì, no, per fare la cosa. Non ci stavo neanche. Mi hai messo fino a fare la pennella con la cosa bella. Ho visto le foto che ce l'avevano. Non ce l'avevano, addirittura era cromato. Però non era l'HMS, la squadriglia... Ma guarda, ma è meglio un dire appunto... No, bello, accetti, credi, mica... No, io sembra abbastanza... Uso quelli in metallo, perché quelli in plastica, se ne sono alcuni, ho preso in mano da un po' di anni, sono sbriciolati... Preso una chiusura... Devo mettere il paese di uranio, volevo fare la stessa una foto. È vero, non mi ha apprezzato. Questa è una foto, volevo fare. Questo pilota che mi ha appoggiato, che stava parlando, è il meccanico, perché questi non erano automatizzati, il corsiere che ce l'aveva automatizzato. Che vende il ferire? Se chiudi la guerra, non ti un figurino che stava a spingere la Candarici. Compromesso che per i veri sì che c'è una dimensione maggiore ed è una della tua poi della seconda poi della terza quella sì sai tu diciamo che per oggi ci possiamo accontentare spettacolo. Quindi non decidete sempre che il video si fa così basta, perché ci sono tanti mille modi di fare. Quindi tu fai solo più di me? Sì, mi basta. Immagino. Per quando riesco, tra lavoro, famiglia, il cucciolo. La stessa tecnica sull'abito, sulle giacche. Sì, fondamentalmente sì. Fondamentalmente sì. Assolutamente sì. Io ho iniziato a dipingere figurini, questi qua, militari, nell'ottobre del 2006,
Qua già un altro step no. Sì. Ci stanno altri due step. Altri due, non uno, due. Mo' perché tra pochissimo devo andare via. Poi ci sono altri due step. Cioè il flat flash praticamente puro. E poi il con un'aggiunta anche magari di bianco e di giallo a mo' di giallo di Napoli. Ci vediamo a Roma, vi aspettiamo.